Bene, mi hanno detto la volta scorsa che vi avrei fatto vedere come configurare il server in modo tale che non abbia bisogno di avere qualcuno dentro. Questa modalità viene chiamata, diciamo, senza interfaccia ed è semplicemente una finestra nera come questa che rimarrà in esecuzione finché si ha bisogno. Quindi voi, per esempio, in una scuola potrete prendere un computer. Anche vecchietto, vecchiotto, basta in realtà, abbiamo visto, 1 GB di RAM, se Linux forse con Windows un pochino di più. Comunque un computer che metterete, basta che sia collegato su internet e che abbia, diciamo, tutto impostato. Solo che il problema, vedrete, è un pochino più complicato perché mentre adesso abbiamo fatto tutto sull'interfaccia grafica, nel senso che mi ha impostato tutti i riferimenti, eccetera. Adesso dobbiamo andare a vedere come lanciarlo in modalità da riga di comando, come si dice, no? Dal terminale. Quindi andiamo a vedere dove abbiamo installato il nostro. E questo possiamo vedere perché anche da qua, nel senso che andiamo tasto destro su Main Test Engine, Properties, vediamo che qui ci dà nel target, Ctrl C, quindi facciamo CD. Comando importantissimo per spostarsi. Allora, facciamo copia, tasto destro copia, poi qui tasto destro e ce l'ho. Quindi quello che vogliamo fare è andare sotto qui, vedete dove me lo sono installato, CD tutto questo percorso. E poi, visto che in questo caso ho cambiato disco, devo fare ancora di due punti. Ok, quindi qui io c'ho fondamentalmente in questo posto, c'ho tra altre cose anche gli screenshot, ma c'ho il mio maintest.exe. Allora, a questo punto, per lanciarlo, basta che qui scrivo maintest.exe, non è fondamentale, e poi vediamo un po' trattino trattino help. Ecco questo, vedete che mi dà tutta una serie di cose, no? Che io posso impostare. Vedete, posso impostare un nome di un giocatore, la porta e dovrebbe esserci la possibilità anche, ecco, vedete che c'è la possibilità di lanciarlo in modalità server e poi c'è la possibilità di dire il mondo. Insomma, ci sono un sacco di cose interessanti. Quindi vedete che qui c'è appunto quando siamo in modalità server. Quindi la cosa che noi possiamo fare adesso qui è di appunto provare a fare main test meno meno server, perché lo vogliamo lanciare come server, e poi gli mettiamo meno meno name il nome, proviamo a vedere se funziona. Salazar, perché dobbiamo dirgli qual è la persona che è amministratore di questo sito, e in realtà minimo dobbiamo dargli anche il mondo meno meno world, e il mondo non mi ricordo, Pippo mi sembrava che si chiamasse, su cui stavamo lavorando. Vi ricordate che l'abbiamo specificato entrando, ma noi qui non possiamo usare l'interfaccia utente, quindi dobbiamo indicargli tutto. E poi una cosa che è interessante è meno meno terminal. Quindi voi dovete fare questa sequenza e vediamo se funziona, ok? Quindi facciamo così. Quindi lui, vediamo un po'. Vabbè, ignora i terminali, non ce l'ha fatto. Ok, quindi lui dice, ok, vedete che ha creato world e server. E qui sta dicendo che sta ascoltando su 127.0.0.1 30.000. In realtà noi volemmo farlo ascoltare su 0.0.0.0 e quindi questo non va bene, però vediamo un attimino, Ctrl C ho fatto per uscire, vediamo se c'è un maintest.conf. Ecco, il maintest.conf diventa importante, faccio notepad maintest.conf, niente, non write
Dunque, dovete usare un sistema per poter editare questa cosa qua. Vediamo un po' se ce l'ho sublime o un editor, o se no, anzi, fate così: start punto e andate in mindtest.conf, tasto destro, e potete editarlo. Ad esempio, qui ho installato PSPad. Voi potete usarlo qualche altro editor. Ed ecco che qua avete un sacco di cose di cui noi però guarderemo soltanto le cose più elementari, e cioè il bind address. Questo qui per noi sarà 0.0.0.0. Ok, poi vediamo un po' se c'è qualcos'altro. Port 30.000. Potrebbe forse andare bene. Quindi innanzitutto gli abbiamo messo il bind address, CTRL S, e poi proviamo a rilanciarlo. Mindtest, credo che a questo punto terminal non andava bene, meno meno console. CD. Ok, riproviamo un secondo, ho pulito un po' le cose. Torniamo qui, PS. Mindtest server, vedete che gli ho messo come nome Salazar, Word Pippo. Facciamo andare, e quello che vedete che sta rispondendo sullo 00 30.000. Se noi andiamo adesso a caricare un client e proviamo a collegarci come Salazar, connettiamoci, vedete che mi connetto effettivamente e sono collegato al mondo. Qui dunque, tra l'altro qui gli ho messo che compare anche una console dove fa vedere quello che succede, e qui nel server vedete che compare tutte le volte che qualcuno si inserisce nel gioco. Quindi quanto Salazar, io ho tutti i diritti. Io ho detto che Salazar è l'amministratore, quindi l'amministratore, poi facciamo grant me all, vedete che ho un sacco di diritti, privs, fast home, eccetera eccetera. Quindi se io faccio status, vedete che mi fa vedere F10, mi fa vedere lo stato del server client Salazar. Ora, se io provassi a entrare invece con un utente non privilegiato, video, ecco, posso sempre un po' grant me all, no, perché dovevo, vedete che non c'ho nessun diritto, mentre invece avete visto che Salazar aveva un sacco di diritti, perché se ne è. Quindi se voglio dare questi diritti a video, devo poi dargliene uno per ciascuno. Infatti tutto il discorso dei diritti sul server è un problema da affrontare, da vedersi bene con tutte le mod relative. Ma andiamo a vedere esattamente invece come ci si collega con da un'altra macchina. Quindi vedete, qui sono su Windows 7 e mi voglio ricollegare come studente, sempre al 192.168.1.96. Mi connetto. Come vedete, la connessione va a buon fine, effettivamente. Quello che è interessante è che se io esco dalla macchina e torno sull'altro computer dove ho il qui vedete che compare appunto studente, quindi io posso vedere chi entra, chi esce. Adesso magari facciamo che dare i diritti a studente. Studente, ecco, vedete che lì, se io do i diritti grant studente all, ecco, gli ho dato tutti i diritti, quindi lui è diventato amministratore del sito di fatto. Quindi se io a questo punto torno sulla macchina virtuale,
Vedete che mi dice Salazar granted you privileges, interact, eccetera, eccetera. E quindi a questo punto io sono fondamentalmente in grado di fare un sacco di cose, pur essendo uno studente. Ora, come avete visto, quindi io sto girando con due computer separati, ma sullo stesso server in una rete locale. Se volessi vedere quanto memoria occupa esattamente questa cosa qua, posso Ctrl-Alt-Canc sul mio computer principale, Task Manager, e andare a vedere, cercare fondamentalmente fra i processi quello che è main test. Credo che siano. Ecco, main test engine, e volevo farti notare soltanto, quindi main test properties, l'occupazione di memoria che ho in questo momento. Vediamo un po' se ce la facciamo. Details. Allora, da qua non me lo fa vedere, però me lo sta dicendo qui. Nel senso che mi sta dicendo che sta occupando praticamente lo 0% di CPU, sta usando fondamentalmente 50 MB di disco, e questa è decisamente una quantità di disco molto bassa. Fossimo in Minecraft, occuperebbe nettamente di più. Allora, l'altra cosa che adesso poi andremo a vedere col prossimo video è sostanzialmente come configurare tutti i parametri in modo tale che il suo server sia un pochino sicuro, quindi le cose fondamentali, e alcune cose che valgono sostanzialmente per i server. E poi vedremo come invece, con un'altra serie di video, come invece mettere e impostare tutto questo su un server Linux. Perché, sebbene magari voi a scuola vi troviate meglio con il Windows, però è anche vero che se poteste installarlo su una macchinetta che ad esempio c'ha soltanto 1 GB di RAM, quindi molto vecchia, quindi macchine molto vecchie, queste macchine molto vecchie possono funzionare tranquillamente come server, perché Mindtest ha bisogno di pochissima memoria, come abbiamo visto. E Linux usa anche lui poca memoria. O comunque, se volete montare un server Mindtest accessibile a tutti da internet, la cosa migliore è di affittare uno spazio su un server, su un provider che gestisce dei server dedicati, lo guarderemo, e su quelli fare l'installazione che poi vedremo. Però per farlo occorrerà conoscere sostanzialmente Linux, perché Windows per fare server o comunque per affittare server è molto raro, e quando c'è è molto caro, e comunque non viene normalmente usato, soprattutto a livello in cui stiamo lavorando noi. Questo è tutto, ci sentiamo per i prossimi video.